È fallita perché il patto costituzionale all'interno di questo paese ormai si è frantumato, perché diciamo, ormai la situazione è tale che impone ai cittadini responsabili, ai cittadini che vogliono difendere il loro futuro, che credono democraticamente nel cambiamento, di intraprendere questa strada, l'unica possibile, l'alternativa ai suicidi, l'alternativa alla sofferenza ulteriore, perché qui si sta prolungando l'agonia di uno Stato che tutti ormai in Europa e nel mondo considerano già fallito. Si tratta di capire quando, e noi non possiamo attendere che quel quando avvenga lontanamente. Oh, si noti bene che noi non siamo contro l'Italia, anzi io credo che l'indipendenza del Veneto faccia bene all'Italia, sia un'opportunità per l'Italia, oltre che ovviamente per i veneti. Nel senso, in che senso un'opportunità per l'Italia? Perché noi potremmo dare un esempio virtuoso che l'Italia potrebbe imitare di come si vive il rapporto tra cittadini e istituzioni. Il cittadino al centro, il cittadino che viene prima della norma, il cittadino che si vede rispettato se la norma costituzionale è rispettata. E vede, l'Italia è un fallimento da questo punto di vista. Pensi alle norme più importanti, che sono quelle che danno la disperazione ai cittadini, per esempio quella sul prelievo fiscale, che la legge costituzionale italiana dice deve essere ancorato alla capacità contributiva dei cittadini, che è quotidianamente violato, vistosamente violato, e nessuno si preoccupa, nessuno che si lamenta, nessuno che cerca di invertire questa rotta. Quindi questa Italia è fallita perché ha violato le proprie norme fondamentali, ha violato il patto costituzionale. Noi quindi interpretiamo la richiesta di un nuovo patto che questa volta riguarda solo i Veneti. Ecco perché l'indipendenza non è contro l'Italia, non è nemmeno contro la Costituzione italiana, l'indipendenza è un'opportunità che si può realizzare andando a invocare norme che stanno sopra la Costituzione, al di là della Costituzione. Infatti il diritto internazionale non è nient'altro che questo strumento che ci consente, se lo vogliono i Veneti, se tutti insieme lo chiediamo e lo esercitiamo, di raggiungere appunto l'attuazione di un diritto che è quello dell'autodeterminazione per l'indipendenza.